Vediamoli in partenza da Aosta, al via di una delle più belle gare d'estate. Fagioli impegna l'Osca 1100 Sport nel duello contro Siginolfi, che porterà alla vittoria di categoria la 1100 Stanguellini. Von Stuck si lancia sul percorso in cui è primatista con una vettura a motore aspirato, non sovralimentato, e pertanto sensibile al variare della pressione. Questo alpinista del volante si arrampica, deciso a lavare la sconfitta di 8 giorni prima, sulla Susa Moncenisio. 418 le curve e a giudicare da questa su cui saltella Migliorini, non facile. Spettatori a picco e anche la neve comincia a occhieggiare quando incontriamo Valenzano, primo delle 750 sulla piccola Nardi Danese a 2 cilindri. Il paesaggio si fa solenne, vigilato dalle alte muraglie dei monti. I motori devono respirare nell'aria ossigenata senza farsi prendere dalla palpitazione. Questa scalata è una specie di sesto grado dell'automobilismo. Le acrobazie della strada concentrano su 34 km uno sbalzo di 1800 metri. Una giostra di volante da spezzare le braccia. Ma non se le lascia spezzare Von Stuck. Ha più che 50 anni, ma lavora come le guide alpine delle leve di ferro. Però tiene tutt'altro che il passo da montagna. All'ospizio è primo. A 84 di media Hans Von Stuck ha battuto il precedente primato di Hans Von Stuck. Complimenti a Hans Von Stuck.